Amici di Trebi Meteo, bentornati a questo aggiornamento del TG di Trebi. Vediamo che weekend ci aspetta, ma lo sapete benissimo, weekend bollente in tutta Italia. Scappiamo al mare, montagne o laghi, perché in città ci sarà veramente da diventare matti dal caldo, non che dalle altre parti si stia bene, perché si farà sentire ovunque. Perché questa situazione? Perché la pressione atmosferica sul Mediterraneo e sull'Italia resta livellata, non cambia la situazione meteorologica, anche se lo vedremo tra poco. La giornata di domenica vedrà questa bassa pressione molto debole, molto relativa, passare vicino alle nostre regioni settentrionali. E così per domenica al nord prevediamo qualche temporale in più, anche se coinvolgerà solo parte delle regioni settentrionali. Sabato già qualche breve acquazzone sulle Alpi, domenica diciamo qualche temporale in più, ma sempre su Alpi, Prealpi, in questo caso magari verranno coinvolte anche la zona dei laghi e l'alta pianura padana, ma nel complesso in molte zone del nord, soprattutto nelle grandi città, anche domenica situazione sempre piuttosto pesante con temperature elevate. Vediamole queste temperature perché saranno davvero molto alte in tutto il paese, punte massime di 37-38 gradi all'ombra, quindi figuratevi voi al sole che caldo farà e tra l'altro anche la sera molto caldo. Pensate che in città come Milano, Bologna, anche Roma alle 10 di sera registreremo temperature ancora di 33-34 gradi, quindi si farà fatica anche a prendere sonno la sera nelle nostre abitazioni. Domenica però dicevamo qualche temporale passa, ma solo al nord e su parte del nord. Infatti, guardate, abbiamo indicato per le basse pianure ancora molto caldo, così come nel resto dell'Italia. Poi che succede settimana prossima? Ancora temperature elevate, anche se il grosso del caldo comincerà a spostarsi un po' più verso sud. Però per le regioni centro-meridionali sarà una settimana comunque bollente. Vediamo infatti che tra il 10 e il 14 di luglio, correnti umide atlantiche cominceranno a interessare un po' di più le regioni settentrionali, con poche conseguenze, però questo appunto è il motivo per cui il caldo si concentrerà più nelle regioni centro-meridionali. E poi finalmente dal 14 luglio cambia completamente lo scenario meteorologico sull'Europa, arriva aria più fresca e più secca dal nord Europa, a quel punto le temperature si riporteranno finalmente su valori molto più accettabili. Con questo è tutto, ma per dettagli vi aspetto su trebimeteo.com.